meglio di così non poteva andare. Giancarlo si riparte da qua. Qualcuno ipotizza Giancarlo Antonioni vicepresidente della Fiorentina. Chi è che l'ha detto? Lo dici te, Sara, oppure qualche dirigente? No, che diciamo c'è stato un rapporto ottimale in questo ultimo periodo, però sul fatto di quello che hai detto te, non so, non dipende esclusivamente da me, dipende molto dalla Fiorentina. Beh, però un buon punto di partenza, bello anche l'abbraccio con Andrea Della Valle, sentite. Sì, ho avuto il colloquio in questi giorni con Andrea, è stato molto carino nei miei confronti, ma non solo nei miei, ma un po' di tutti i ragazzi che hanno fatto parte di questa magnifica serata. E quindi niente, non è che dovevamo chiarirci qualcosa, era solo un appuntamento per parlare un po' in generale di quello che è successo. Per me sinceramente non è che è successo niente di grave, avevo solo bisogno di questo colloquio. Vi aggiornerete a breve? Ma questo non lo so, non dipende esclusivamente da me, come ho già detto prima. Credo che si sia aperto un discorso, vediamo in seguito quello che può succedere. Io lavoro in federazione in questo momento, quindi è giusto che rispetti quello che sto facendo ormai da 12 anni. Però vediamo, la Fiorentina rimane sempre la priorità. Senti, Giancarlo, a proposito della federazione, tra un po' ti concentrerai sul ritiro dell'Under 21, gara importante, quella con la Serbia direi fondamentale. Sì, praticamente si giochi la qualificazione. Speriamo di vincere contro la Serbia, non è facile, anche perché diciamo, i migliori giocatori dell'Under 21 sono passati in prima squadra. Quindi quello è già di buon auspicio, vuol dire che Di Biagio ha lavorato bene in questi anni e i giocatori hanno meritato di poter passare nella categoria superiore. Però l'Italia Under 21 è sempre competitiva nonostante qualche defezione. Rimarrà Berardi che è stato convocato, quindi un giocatore secondo me importante e determinante per questa squadra. Grazie Giancarlo.